naturale. Lo smalto è di Kiko. La cipria la metto quando mi lucido, non la metto appena finisco di truccarmi. Naturale così forte, sì, non ho nessun tipo di, tatuaggio, robe, no. Così di natura anche di più. Ragazzi, che purtroppo da lì io non vedo fino sopracciglia fatte. La cipria appena messa è che mi dà un senso di oppressione che non mi piace, quindi se ho un fondotinta giusto per la mia pelle non tendo a lucidarmi, quindi se mi lucido la metto, altrimenti non la uso proprio perché non mi piace l'effetto, cioè proprio la sensazione sulla pelle. Poi contouring con questo di Diego Dalla Palma numero 20 con un pennello così smalto, adesso non lo so e ve lo dirò. So che cosa mi abbia fatto Monica, potete scriverle su Instagram, tanto risponde sempre a tutti. Scrivete come hai fatto il colore di Martina, perché tanto abituata, le scrivono in tante. Ok, sarà fatto. Poi blush. Ah no, facciamo prima gli occhi. Gli occhi io utilizzo sempre questo, mi sto trovando benissimo, lo utilizzo, è di Dior, sarebbe un duo sempre per il contouring, cioè l'illuminante e la parte per scolpire, ma io lo utilizzo così sull'occhio per fare l'ombra, che è un colore bellissimo, non so perché è tutto più rosso in video, vi assicuro. Scuro, colore. Lo so, Andrea in diretta ha detto fatto giovedì. Sì, lo so. Solo che purtroppo non ho tempo oggi di guardarlo. So anche che l'altra volta mi ha difeso quando Ciacci mi ha dato 3. Si fa? Sì, la Chiella è fidanzata, Mike. Martine sono tutte già prese. Poi ci vogliamo mettere l'eyeliner così. Così vi faccio vedere come metto l'eyeliner finalmente. Allora, questo è Kiko ed è quello con il pennellino così mollo, morbido, ok? Non guardate le sopracciglia, non guardate niente. Ma come cazzo faccio a mettermelo così? Cioè, è la roba più difficile del mondo. Così. Così, mi metto così, si vede, sì.
attivo. Se mi metto di qua si vede. Cioè, tipo se mi metto. Devo spostare. Tipo se mi metto qua si vede, se faccio così. Manco così. Ma che palle! Non so come mettermi! Tra l'altro mi è venuto anche una merda! Sì, si vede. Sì, ok, perfetto. Allora lo farò di qua sperando che venga bene. Sì, viva le dette, Sistiana! Allora, no, dai, mi è venuta una merda! Sto combattendo con l'eyeliner. Solo io non respiro quando lo metto. Aspettate che l'aggiusto un attimo. Vabbè, l'occhio sinistro è venuto veramente lo schifo. Ma a noi non ce ne frega niente. Sono venuti uguali, vero? Ok. Poi. No, esatto, non respiro quando metto l'eyeliner, cioè è vietato respirare. Poi, questo è il numero 401 di Shiseido ed è un blush, non so perché. Le ho comprate stanotte, pensavo di farci una sagra dita. Poi le tolgo. La salvo la diretta la salvo, sì. Non, no, non metterò il rossetto, credo. Paura che mi fate voi due comunque. Ci provi a far che. Lucidalabbra di MAC, no, non lo uso, Lucidalabbra, cioè non l'ho mai usato. No, cioè. Che bello, latino, filosofia e fisica! Che meraviglia! Tu e Alessandro insieme, che gli devi mandare? Marco invece se n'è andato dal Giappone. Che ore sono in Giappone adesso? Ah, brave! Vado a prendere il mascara nuovo di Diego. No, nuovo, vabbè. Al bagno ci sono tipo 800 gradi. Performance mascara di Diego Dalla Palma. Questo qui. Grazie, lo so, è un boiler, è un'installazione artistica, ragazzi. Pazienza quei 20 minuti che perderò a mettere il mascara. Piegaciglia, boh, non lo so di che marca è, non so neanche se è una marca.
l'ho preso tipo al negozietto, tipo acqua e sapone, roba così, tipo dai cinesi, tipo, non mi ricordo. Che quello buono è nei trucchi che mi hanno rubato, era. A Dianetti, adesso mi viene in mente, ci sono tutti i miei pennelli Zoeva, mortacci, se li ha persi ragazzi, potete scrivergli in privato, per favore, esci i trucchi a Martina, grazie. Si riesce a mettere quella bocca chiusa, però non dà la stessa, lo stesso effetto. Tipo, che ore sono? Sì. Scusate, adesso arrivo. So, sta aggiungi l'ho comprato dai cinesi. Tra l'altro non è neanche fatto per stare su uno specchio, ma è fatto per stare in piano. Casca pure in piano comunque. Fate prima e dopo che mettete paura. Il mio film preferito, ce ne sono un po'. I film preferiti. Diciamo che il mio film preferito in assoluto, al di là dei sogni, anche se è un po' pesantino. Dopo viene forse Leon, Little Miss Sunshine. Essence bianco e arancione, lo provo subito.